campo si sta alzando una piacevole brezza. Un saluto a tutti i tifosi in ascolto dal vostro Luca De Capitani. Oggi il nostro commentatore tecnico è Massimo Tecca. Grazie per essere con noi, Massimo. Un cordiale saluto a tutti i nostri telespettatori. Decima partita. L'incontro sta per cominciare. Interrompe bene l'azione avversaria. Sono trascorsi 5 minuti. L'arbitro fischia il fallo. Giocata fantastica. Bene, rivediamo il replay. Si gira su se stesso. Ha un'ottima visione di gioco. Indietro. Palla in angolo. Sembra uno schema, vero Massimo? Sì, hanno dei buoni colpitori di testa. Vediamo che succede. Si lascia sfuggire il pallone e calcio d'angolo. Passaggio di testa. La lunga di testa. Dribbling improvviso. Tiro. Oh, che peccato. Palla sopra la traversa. Palla alta. Tocco verso il centro. Si apre un corridoio per il passaggio in avanti. Cerca un compagno. Non sono stati abbastanza veloci. La palla gli scappa dalle mani. Ottengono un calcio d'angolo. Deviazione della difesa. Palla in angolo. Sembra uno schema, vero Massimo? Sì, hanno dei buoni colpitori di testa. Vediamo che succede. Sembra un buon passaggio. Ottima parata, palla in angolo. Palla sul fondo. Tiro al volo. Si è concluso il primo tempo di gara. Commentiamo insieme questo primo tempo. 1-0.
Sono avanti di una rete. Massimo, qual è il tuo giudizio sulla partita? A me piacerebbe vederli più aggressivi. Ok Massimo, vediamo cosa ci aspetta ora nel secondo tempo. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Si impossessa del pallone. Di chi sarà il pallone? Tiro. Ha trovato un varco. È gioco pericoloso. Il portiere dà a disposizione la barriera. È un contrasto pericoloso. Se solo riuscisse a passare la palla. Cross in mezzo. Colpisce male il pallone. Hanno davvero rischiato grosso. Parte il cross. Non ce la fa a tenere il pallone. Rimessa del portiere. Una riserva ha cominciato a scaldarsi a bordo campo. Sfrutta lo spazio. Si impossessa del pallone e calcio d'angolo. Il pubblico applaude il neo entrato. Hanno un'occasione da gol. E fallo. Io vedo l'allenatore molto preoccupato per questo infortunio. Adesso non si devono proprio distrarre. Palla in aria. Ma quale fuorigioco? Si impossessa del pallone, palla in angolo. Hanno un'occasione da gol. Si apre un corridoio per il passaggio in avanti. Tocca di testa. Tiro. Gol, 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 gol! Una conclusione magistrale. Che delusione, gli hanno lasciato tornare in partita. Bene, rivediamo il replay. Interrompe bene l'azione avversaria. Ecco il fischio finale dell'arbitro. Dopo 90 minuti il risultato è ancora in parità. Hanno conseguito un pareggio meritato al termine di una gara equilibrata e divertente. Massimo, come ti è sembrata la partita? È stato un bellissimo incontro. Tutte e due avrebbero meritato la vittoria. Bene Massimo, grazie per il tuo commento tecnico. Purtroppo è arrivato il momento di salutarci. Un arrivederci dal vostro Luca De Capitani. Il commento tecnico era affidato naturalmente a Massimo Tecca. È stato un piacere, Luca. Ciao. Arrivederci a tutti.